Oggi Great Estate ti porta in Umbria. Come puoi vedere alle mie spalle, ci troviamo immersi nelle incantevoli campagne che circondano il piccolo borgo di San Venanzo, in provincia di Terni. È qui che si trova la magnifica proprietà conosciuta come l'Antica Pietra, che lo scorso luglio il nostro gruppo ha ufficialmente venduto ad un importante designer di una famosa casa di moda. Tra poco incontreremo gli ex proprietari di Antica Pietra, Giampaolo e Silvia. Li conosceremo e li intervisteremo. L'antica pietra è una meravigliosa proprietà risalente al 1600. Sorta nei pressi dell'antica strada etrusca che univa Orvieto e Perugia alla Toscana, è situata sulla cima di una collina a quasi 500 metri di altitudine. Una location che regala un'incredibile vista panoramica sulla suggestiva ed incontaminata valle sottostante. Siamo in compagnia di Giampaolo e Silvia, gli ex proprietari dell'Antica Pietra. Giampaolo e Silvia, ben trovati e grazie della vostra disponibilità. Dunque, Giampaolo, tu sei originario di Bologna, mentre Silvia è olandese. Vorreste raccontarci come vi siete conosciuti e perché avete deciso poi di venire a vivere in questo piccolo angolo dell'Umbria? Sì, a Bologna ci stavo stretto, pertanto dopo un anno che giravo, pur essendo molto giovane, avevo solo nemmeno 20 anni, che giravo un po' per tutta Italia, mi ha colpito l'Umbria, mi ha colpito in maniera particolare e pertanto decisi, perché no, viverci. Era un momento di ricerca in cui volevamo stare fuori dai piedi, in cui cercavamo una realtà anche molto più naturale rispetto a Bologna, molto più ecologica, molto più naturista, legata all'ambiente. Era un momento in cui c'era questa ideologia, questa ricerca, questo bisogno di natura e noi scegliemmo pertanto, io scelsi l'Umbria. E solo dopo pochi, nemmeno un anno, ci incontrammo in un casale vicino, ci piacemmo e così nacque la nostra storia. Sì, quando io sono arrivata era nell'80, nell'Olanda, da Amsterdam, dalle città mi sono piombata qui, però ho conosciuto Giampaolo in un altro casale e ho deciso di rimanere. La Bene. casa è qui vicino, Pergola, e lì vivevamo in un modo molto, diciamo, Semplice. basic, sì. Spartano. Sì, Sì, anche spartano. all'inizio senza luce, eccetera, eccetera, senza le comodità che abbiamo ora e avevamo anche nelle nostre, a Bologna e in Olanda, però era una scelta di vita. E all'epoca era molto bello. Poi già presto sono nati i nostri figli, uno dopo l'altro, a casa. In casa. In casa e sono cresciuti liberamente qui nella campagna. È una scelta, adesso ritorna, è molto attuale, insomma, Sì, vista. di nuovo, sì, però forse così dall'inizio, case che sono ancora completamente da ristrutturare, forse non molto. Chi comincia adesso Ah. deve avere un capitale importante. Se vuoi fare agricoltura, per non parlare dell'acquisto di una casa e terreno, è molto oneroso. E poi in quella casa là abbiamo cominciato a fare un piccolo agriturismo. Avevamo mucche, cavalli, pecore, capre, animali da cortile, eccetera. E gli ospiti venivano.
scrivendo lettere, si volevano 3 settimane per venire una lettera, per far arrivare una lettera e per scrivere, però ai olandesi soprattutto piaceva molto. E così abbiamo Funzionava. pensato di cercare un posto per fare agrigurismo come lavoro proprio e abbiamo trovato la vecchia pietra, Il poggiolo. il poggiolo, come Ok. l'abbiamo chiamato noi. Ok, difatti sì, sappiamo che avete acquistato l'antica pietra nel 1988 e che Certo. subito dopo avete iniziato tutta una serie di lavori di ristrutturazione per adibire la struttura ad Sì. agriturismo. Cosa vi ha spinti ad intraprendere proprio questa strada, diciamo, dell'attività ricettiva, quindi? Ma probabilmente l'aspetto, due aspetti, quello sociale di, per avere anche compagnia, avevamo un giro di persone che ci confortavano, che venivano spesso tutti gli anni, e quello economico, perché rispetto all'agricoltura l'attività turistica rende 10 volte di più. Soprattutto per noi che come agricoltori abbiamo grosse lacune, non siamo dei bravi contadini, insomma. E invece con l'attività ricettiva ce la Siamo siamo cavati cavata, è bene. stata anche quasi l'unica fonte di reddito per tutti, in tutti questi anni, quasi 40. Ok. Ricordate Non qualche abbiamo. aneddoto che vi lega al casale, a questa zona, che avreste il piacere di condividere con noi? Una cosa particolare, no, ma abbiamo incontrato, come diceva Gian Paolo, tantissimi ospiti simpatici e questo era molto molto bello. E poi tanti venivano ogni anno e si sentivano subito a casa. Avete mantenuto poi nel tempo Sì, questa sì, sì, amicizia? sì. Infatti la vendita, quando ho comunicato la vendita, tantissime persone sono Erano dispiaciute. dispiaciuti. Sì, perché avrebbero Sì. voluto ancora venire per anni. Però. Non ultimi, l'altro ieri, un gruppo con figli e nipoti, perché poi quelli che venivano con i bambini 30 anni fa, i bambini sono diventati i genitori e sarebbero voluti venire. L'altro giorno ci hanno scritto: ah, come mai avete venduto mia mamma? E li abbiamo dirottati da degli amici qui vicino a Figulle, però ecco, persone con le quali sono rimasti. Siamo rimasti in contatto e per i quali siamo stati un esempio importante. Loro ci ricordano i nomi dei gatti, per dire, no, cose che noi proprio dei cavalli, di quello e di quell'altro. Per alcune persone siamo stati un esempio importante e Eravamo in ci piace. quell'epoca anche uno dei primi agriturismi qui nel comune di San Vedanzo. Quindi frequentato perché appunto per chi cercava diciamo Sì, una in struttura realtà del così, genere. sì. Perfetto.